Insegnando si impara, diceva Seneca nelle sue lettere a Lucilio. E forse è per questo che l'occasione del progetto Garibaldi è stato un momento per tutti di acquisire nuove capacità, nuove conoscenze, di vivere nuove emozioni. Il video è il racconto di una storia. La storia di un'allieva che descrive la sua esperienza. L'esperienza di una persona che, per una strana combinazione del destino, arriva alla Maddalena, in una galassia di isole, isolotti, scogli e rocce, modellati dal forte maestrale e dalla corrente delle bocche di Bonifacio. Un racconto che nel descrivere un territorio coglie l'occasione per mostrarlo a quelli che non hanno ancora avuto la fortuna di viverlo, di esserci. Quasi un invito a venire. Nasce da queste considerazioni, da un connubio fisiologico di ambiente e cultura, il progetto Il Garibaldi alla scoperta di Garibaldi agricoltore. Un lavoro che, dopo aver recuperato gli orti di Garibaldi per i 150 anni dell'Unità d'Italia, ha voluto dare ulteriore lustro e rilievo all'attività agricola svolta a Caprera nella seconda metà dell'Ottocento dal generale. Un progetto che ha cercato di valorizzare un aspetto della storia materiale troppo spesso oscurato dall'epica patriottica della figura del generale, per dare una luce nuova a una persona conosciuta quasi sempre in virtù delle vicende politiche e militari. Ecco allora, con il contributo dell'ente parco, l'occasione di dotare il liceo dell'isola di una serie di attrezzature hardware e software che rendessero possibile la realizzazione di un video. Ma non solo, per l'ulteriore opportunità di poter essere utilizzate nel futuro dalla scuola stessa, a disposizione di tutti, allievi e insegnanti. Il video diventa quindi un pretesto per utilizzare certe macchine e certi programmi, per crescere, per migliorare le conoscenze, per avere delle competenze in più da spendere nel proprio futuro. Ecco il perché di una postazione di casa Apple, dei migliori software dell'Adobe, che con la sua Master Collection ha creato una suite di primissimo piano per il video editing. Un'esperienza completamente nuova per la creazione di contenuti multimediali digitali su un velocissimo supporto 64 bit nativo, per una sofisticata progettazione e un livello di efficacia e precisione decisamente professionali. Ma non solo, anche la Complete Collection di Nick Software, strumenti necessari all'elaborazione creativa e al perfezionamento tecnico delle immagini digitali in un agile e veloce flusso di lavoro. Interessantissimi plugin da affiancare al blasonato Photoshop per la post-produzione delle immagini di ogni tipo. Insomma, un materiale di primissimo piano per consentire agli allievi del liceo di poter essere all'avanguardia anche in un luogo solo apparentemente distaccato dagli altri. Non c'è alcun dubbio che gli attuali mezzi di comunicazione, il lavoro, il tempo libero, l'istruzione scolastica e le tecnologie stiano cambiando e che le nuove tecnologie siano la principale forza che spinge verso questa trasformazione. Nuovi metodi di lavoro stanno provocando una ridefinizione del linguaggio attraverso sistemi alternativi di comunicazione e operazione. L'insegnamento e di conseguenza i suoi contenuti e le sue strategie dovranno adeguarsi, se già non l'hanno fatto, a questa nuova realtà. Gli allievi di oggi sono profondamente diversi rispetto alla generazione dei propri genitori. Oggi ci troviamo di fronte studenti sempre più esperti e fruitori di nuove tecnologie, ragazzi abituati a convivere con strumenti tecnologici di ultima generazione, nuovi media che permettono interattività un tempo impensabili. Troppo spesso la scuola viene vista come un luogo dove la multimedialità è ancora una sconosciuta, troppo lontana da un mondo del lavoro che viaggia su altre direzioni, con altri standard, in un gap apparentemente incolmabile. Questo progetto vuole anche essere la smentita a tutti quelli che pensano ad un mondo dell'istruzione statico e superato, una risposta per una scuola dove la ricerca e la sperimentazione possono anche anticipare i tempi, non esserne vittima. Migliaia di minuti di girato, centinaia di immagini realizzate e una collaborazione tra allievi e insegnanti dove i ruoli a volte si intercambiavano a seconda delle competenze e delle opportunità, ha portato, nei mesi del progetto, a un prodotto finale, il video appunto, che probabilmente non svelerà a fondo l'arricchimento culturale che ne è scaturito. Forse delle immagini non saranno sufficienti a far capire il risultato raggiunto e forse nemmeno le nostre parole.
Per questo, ritengo, non sia tanto importante il risultato finale, quanto il percorso formativo per arrivare a quel risultato. I momenti, le lezioni, i pomeriggi trascorsi cercando di capire il funzionamento di certi programmi, i segreti di certe tecnologie, del come tradurre un pensiero in forma, avvolti dall'incantevole atmosfera dell'arcipelago di La Maddalena. Il lavoro da realizzare è stata anche l'occasione per conoscere meglio l'ambiente. Questi paesaggi sonori, questi ambienti incantati dove il tempo pare possa essersi fermato. Guidati dai preziosi consigli dei collaboratori del parco, che ci hanno fatto scoprire angoli troppo frettolosamente dimenticati dalle abitudini e dai soliti percorsi quotidiani. I'll be there. Io ci sarò. Un'emozione da vivere. E tutto questo è forse qualcosa di più. Ma il di più non possiamo essere noi a raccontarlo. Lo dovrete scoprire voi dal filmato, oppure, ancor meglio, dalla vostra presenza in questi luoghi. Perché anche voi potreste dire, I'll be there, io ci sarò. Anche voi potreste vivere delle stesse profonde emozioni. Perché d'altronde, cos'è la nostra vita se non un'emozione da vivere?